Buonasera a tutti ragazzi e bentornati su IRF Channel. Oggi siamo qua con l'RVL a Monza, a casa nostra, e qui con me oggi trio inedito, Mommo Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. e Wally, nonché futuro vincitore dell'RVA. Mamma mia, buonasera ragazzuoli. Allora, vediamo se stasera l'RVL riesce a correre senza bug dopo aver saltato l'ultimo appuntamento. E niente, la gara che per l'RVA ha dato spettacolo. E Wally ha lasciato, diciamo, le redini della gara, del suo dominio, al buon Mommo. Cosa ci dici, Mommo, così a freddo dopo la vittoria di ieri? Ma con molta modestia, fino alle 2 non dormivo ieri sera, solo per l'adrenalina caricata negli ultimi 5 giri dietro Asme, però no, vabbè, è stato bello, è sempre una soddisfazione vincere, poi comunque sia con il livello che c'è, è bello, è stata una bella gara. Assolutamente, molto corretta anche. Finalmente, diciamo, si sono stabilizzati, sono È stabilizzate stata le gare. E invece tu, Tom, non so se hai avuto modo di rivederla la gara. Sì, l'ho vista in live io. Me la sono vista Ah, tutta. È stata molto molto quindi bella. sei riuscito a fare due cose contemporaneamente e non diciamo qual era l'altra cosa? Sì, bravo. Purtroppo sì. Mi è dispiaciuto come sempre per il mio compagno Gabri, È stato molto sfortunato sta anche lui. male. Però salto le gol. Intanto c'è Pedro Giavi che sta facendo il giro di outlap e quindi tra l'altro taglia tutta la roggia. E intanto appunto dice, Mommo, dicevo, facciamo un recap delle classifiche. Delle classifiche, sì. Ripeterò quello che ho già ripetuto la settimana scorsa, dato che poi la gara è saltata, quindi non ci sono stati risultati ufficiali. Al comando della RVL, con molto onore, dato la variazione del nome, c'è RV Gio Zarate, Scemo. che esatto, che da oggi avrà all'inizio del suo nome il nostro marchio RV, seguito da Gambaro a distacco, con un distacco di 52 punti, poi segue Yoshi, Orso Balosso, Ciuccia Rodelle, che quest'oggi dovrà scontare una penalità di 3 secondi, giusto Simo? Esatto. Ok, Giorgi, Soldani, RV Shark, RV Jubaket, Leofton, Killfusion, Sante, Joged, anche lui penalizzato quest'oggi con 3 secondi, Vale, Paul, Fabio, Pedro Giavi e Ape, che è ancora a 0 punti, che comunque sia, ha esordito da poco se non sbaglio in RVL. Esatto. Questa è la classifica piloti, vuoi anche la costruttori o per il momento sei a Sì, posto? intanto che sto inquadrando Pedro Giavi per il primo giro lanciato che segnerà il C'è primo Ciuccia tempo. Facciamo un volo lanciato. al volo le prime tre Velocissima l'Alfa scuderie. Romeo per la contentezza di Wally, è Mamma prima mia. con 197 punti, con 20 punti di vantaggio su Aston Martin, segue Red Bull, Mercedes, Williams, Alpine, Ferrari, Alfa Tauri, McLaren e Haas. Quindi l'Alfa Romeo che vola in questo campionato. Intanto andiamo on board con Pedro, 54-0 nel secondo settore, si trova la parabolica, Ciuccia sta vediamo. per chiudere Hai il secondo settore di Ciuccia? anche. No. Allora vediamo Pedro Giavi che chiude in 21-5, allora andiamo su Ciuccia Rodelle che sta per passare ora sul traguardo con la sua Ferrari per chiudere in 1:20-352, si mette a dettare il passo. E intanto allora spostiamoci su un altro pilota che è sul giro lanciato, Gambaro, che tra l'altro ha il tifo in chat di Mattia Malamisura che salutiamo. Gambaro, vediamo in quanto chiude, rientra No, in perdonami, ma Ciuccia ha stampato già un tempo Sì. impressionante, Ah, per è un essere tempo la assurdo. 1. Io ho fatto 20,5, è stato il mio best, quindi tanta roba a Ciuccia Rodelle, si conferma sul pezzo. Penso Tanta che roba. Gio Zarate avrà da fare questa sera se i tempi sono questi, Esatto. E intanto allora andiamo anche a salutare in chat Cristina, sempre presente, buonasera, Dark Infame, anche lui sempre presente, buonasera. E poi ricordiamo che faremo il sondaggio. Tu, Wally, chi vedi favorito stasera?
Allora, per la pole vedo molto molto ispirato Ciuccio, ma molto ispirato, già da oggi pomeriggio ti sentivo i tempi, sto facendo le cose del genere. Per la gara è Monza, è da giocarsela fino all'ultimo centimetro. Se sono attaccati sarà molto tosta come gara. Eh sì, sarà Quindi bella, sulla bella tosta. gara, sulla vittoria della gara sono molto indeciso perché ce ne sono un bel po' che vanno fuori. Tra Gio, Ciuccia, parecchi ne hanno. Quindi sarà Allora lo competitivo. scopriremo. Giorgia è del 32,4 adesso. Tanto anche Paul ritransita per un altro giro, si migliora di 2 decimi, 21,2. E c'è anche Valerio, andiamo on board allora con l'altra Ferrari. La Ferrari numero 2. Tanto vai, Da vai, non vai. sottovalutare Shark, dico che in Olanda aveva Sì. fatto comunque sia un bel risultato nonostante poi il blocco lobby. Vero, tante veramente sul pezzo in qualifica. E niente, ringraziamo il live Mommo che si è abbonato nuovamente col Prime. Grazie Mommo. Grazie, grazie. 54 e 2 Valerio, secondo settore. Ma sta arrivando Yoshi anche, quindi andrei prima su di lui e poi mi sposto su Valerio, che sono proprio uno accodato all'altro. Vediamo quindi Dario che vuole rimettersi in carreggiata in questo campionato. Vediamo in quanto chiude. 21-3, si mette al quarto tempo, andiamo subito su Vale. 21-8. Gambaro alla parabolica si lancia ora. E allora andiamo ad assistere al giro lanciato di Fabrizio, che anche lui in corsa a Diego 21 e inseguire. 7, grande tempo. Dov'è Io non mi ricordo i riferimenti del primo settore, giusto per iniziare a vedere. 26 e 3 se non erro. Vado a Aspetta. vedere. Buonasera Pingu, sempre 26 e presente. 4, Ciuccia. 26 e 9 il secondo, Allora vediamo 26 e 2 il Fabrizio terzo. RV Gambaro che sta passando ora 26 e 7. Io rimango su Gio Zarate che anche lui in parabolica si lancia ora. Perfetto, allora adesso prenderemo i riferimenti di entrambi. Molto bene, qua attenzione intanto, Paul mi sembra di aver visto girato alla prima di Lesmo, molto bene, aggressivo alla seconda di Lesmo, Gambaro giù verso il rettifilo. Vediamo come affronterà la Ascari, guardiamola dall'esterno per favore, regia, una curva molto difficile. Entra bene, sta molto vicino al cordolo. E qua si becca un po' di traffico davanti, vediamo se gli darà fastidio, prende sia la scia di Valerio, che però farà poco, e adesso arriva sulla parabolica. Ciuccia mette tutto sull'esterno. Un decimo più lento Gio Zarate al primo settore rispetto a Ciuccia. Molto bene, allora pure lui, vediamo Gambaro che arriva sul traguardo in 21-1, 21 secondo posto, saranno contenti i salernitani. E c'è anche Soldani, ragazzi, 54-7, secondo settore. e 1. C'è anche lui. Con la sua Mercedes. Vediamo se si metterà pure lui a caccia. Ancora un decimo più lento anche nel settore centrale. Si ritira Maso intanto, adesso andremo a vedere No. dove. È alto Soldo, mi sa che ha fatto qualche errore. E allora andiamo sul leader del campionato, il predestinato. Vediamo in quanto concluderà il suo primo tentativo di questa sera, Gio Zarate. 20 e 5 secondo me. Transita ora in 20.579. A due decimi. Cioè, Ragazzi, Ciuccia sta battendo il girone comunque qua, sì. Ciuccio ha fatto un tempo da RWA, ma anche quello di Joe un tempo di RWA. Hanno fatto due tempi mostruosi. E Direi non a caso, attenzione, direi, ricordiamo che vero siamo in Simo? Q1, eh? Ricordiamo che siamo in Q1. No, Simo, direi non a caso loro due hanno fatto i tempi da RWA. Esatto. Hai detto bene, hai fatto bene a sottolineare. Intanto Shark sta arrivando sul traguardo in 18, 19, 20. E c'è pure Shark 28, che non è male. Eh sì, anche lui ha un bel tempo. E allora andiamo su Leoston che è lanciato. E adesso sul rettifilo. 54,5 il secondo settore, entra l'Ascari. Per ora la stanno facendo tutti molto bene l'Ascari per quelli che abbiamo inquadrato. Che poi sappiamo che ci
sono diversi modi di interpretarla, perché c'è chi entra aggressivissimo sul primo cordolo, chi non lo fa. Sì, oppure chi entra più largo e poi stringe l'uscita. Vediamo, per esempio, esce largo. Leoson 22-1, tredicesimo tempo. Giubacca e Tesante ancora senza tempi. Sono fatti, te lo stavo dicendo, sono preoccupato per il mio pilota. Ah, eccolo, sta uscendo ora. Ma è la strategia. Con molta calma, con molta calma. È molto sicuro di sé allora per fare questo. E intanto, visto che abbiamo un piccolo momento di respiro, direi di ricordare a tutti la nostra nuova collaborazione con il nostro nuovo sponsor, The F1 Online Shop. E vi ricordiamo che chi volesse acquistare da loro delle magliette o altri gadget ce lo faccia sapere, oppure contatti direttamente loro, trovate il loro link sia nella nostra pagina che in chat qua su Twitch, inserendo il codice IRF. Sono prezzi veramente stracciati. Leoston si sta migliorando di un decimo e mezzo. E allora andiamo subito sul suo giro. Sotto di 3 decimi nel secondo settore, Leoston. Oddio. Non so se qua ha alzato leggermente il piede, eh. C'era Valerio. Valerio, detto bene, Valerio, giusto? Sì, sì. Come nome di battesimo. Non penso abbia fatto. Penso ci sia stato impeding, però bisogna vedere poi la sensazione del pilota. Visivo dà sempre fastidio. Ricordiamo. E questa sera c'è anche un positivo in pista. Sta correndo con la mascherina. Ma è vero che è positivo, Vale? Sì. E con la mascherina sotto il casco. E attenzione, Yoshi, che si migliora di 27 millesimi nel primo settore. Esce molto bene dall'Elesmo. Leoston ha finito a 21.799. Terminato il giro. Intanto non so perché Maso ha abbandonato, eh. Cioè, lui si è ritirato, però adesso ha abbandonato. Se riuscite a verificare. Adesso ci penso. E allora vediamo Yoshi. Parabolica, affrontata molto bene. Per chiudere in 21-1. Si migliora di 2 decimi, quasi 3. E si mette al quarto posto. Giubacchet, primo settore 26,5, è un decimo più lento di Ciucciarodelle. Te l'ho detto, è sicuro di sé per fare una cosa del genere. Vediamo il secondo settore, sono curioso. 53,8. Chi è che? Non sono perso chi state, di chi state parlando. Giubacchet. Ah sì, allora era un board con lui. Becca un po' di traffico davanti, non si prende la scia perché... Perde 3 decimi nel settore centrale, però questo poco di scia può fare comodo, eh? Bisogna vedere quanto sia riuscito a sfruttarla, perché Gambaro comunque stava scaldando le gomme, quindi faceva zigzag. Però adesso prende la scia, vediamo. Non è un buon tempo, ragazzi. 21-2, settimo tempo. Non male. Sono vicinissimi dal quarto. Mamma mia, e attenzione perché anche Giorgio si sta migliorando di 3 decimi. Transita ora sulla parabolica. Anche lui sulle spalle c'ha i 3 secondi di penalità da scontare, non dimentichiamolo. E chiude in 21.414, undicesimo tempo. Tante, si è lanciato? Ah, ora si sta lanciando. Ma solo appena invitato, speriamo che riesca a rientrare. Vediamo allora Ape, che anche lui è a rischio. Colgo l'occasione per ringraziare anche Ape per l'aiuto che ci ha dato con le ultime grafiche. Orso Balosso è 3 decimi sotto il suo tempo, si sta migliorando. 54,5 per Ape, secondo settore, facciamo un salto anche da Orso Balosso. Per vedere quanto chiuderà lui invece il secondo settore, visto che anche lui è leggermente a rischio. 53,9, torniamo su Ape perché sarà per concludere il giro, parabolica per lui. Rientra box Ape. Allora andiamo subito su Orso Balosso, che si prende anche la scia. Vediamo in quanto chiuderà il pilota della Williams, che ha corso, anche lui ha corso ieri sera. Yoshi si ritira ai box. No. 21 e 4.
per Orso Balosso. Giorgia è ora sul traguardo. No, è lento, probabilmente giro di rientro. E attenzione perché arriva Sante, che non, è ancora senza è tempo. Alto. È alto il tempo di Sante perché la prima variante, alla seconda variante è dato lungo. Beh, non so, niente box all'ultimo. Quindi metterà gomma nuova probabilmente. E però all'ultimo colpo, allora direi di stare sui piloti a rischio. Solo 3 minuti alla fine. Attualmente nessuno ha lanciato. Ah no, sì, Soldani. Vabbè, i primi 3, i primi 4 senza piacere. Anche Orso Balosso è lanciato, eh. Adesso arriverà Soldani che non si sente sicuro. 54-0 nel secondo settore, si peggiora di 16 millesimi. E si porta dietro Orso Balosso che non so se era, non so se è lanciato Orso Balosso. Soldani abortisce. Quindi si rilancerà ora, suppongo, perché lui comunque. Vediamo se decide di rientrare o rilanciarsi. Rientra i box. Rischia però. Perché dietro di lui tutti sono fuori. Comunque, non so se potete confermarlo anche voi, ma Monza sul gioco con questi nuovi cordoli è stata veramente difficile. È indecoroso. No, non è divertente in alcuni punti, devi essere troppo attento perché non perdonano i cordoli. Nella seconda variante basta che tocchi quello là esterno, vola. Sì. Tocchi proprio il volo. Sì. Intanto non l'ho chiesto all'inizio, ma chiedo a voi in chat se l'audio si sente bene, se sentite tutte e tre le voci. Penso proprio, sì. E allora andiamo a vedere l'ultimo colpo per la lotta per l'accesso al Q2. Adesso sono on board con Fabio Same, non so chi è il primo a lanciarsi. Leoson si sta migliorando di 21 millesimi. In linea con il suo tempo. 3 decimi sotto adesso, 53-9. Leo? Sì. Gran tempo questo secondo settore per Leo. Andando solo su Fabio. Ringraziamo Ciuccia per la sbinnata. Tante si sta rilanciando ora. Sante è l'ultimo che chiude. Leo si butta dentro al 14° posto. Quindi a rischio Giorgi, ma anche Giorgi è lanciato. C'è anche Fabio Same che è lanciato. Eh sì. Anche Ape. Fabio. Sono tutti lanciati. 54-2 per Fabio. Vediamo come chiude il suo giro, adesso arriverà la parabolica. Tanto la guffata di Yoshi che riscatta la vittoria in chat, si scrive sotto Ciuccia Rodelle. Aia. E allora vediamo. Esatto. Vediamo Fabio in quanto chiude. Resta fuori Fabio. E lo supera pure Ape. Anche se mi sembra un po' lento. Vediamo Sante. Sante è proprio l'ultimo. 53-7, grandissimo tempo nel secondo settore per il pilota dell'Alfa Tauri che la vuole buttare dentro. Potrebbe buttare fuori Giorgi, non so Giorgi. Ah, Giorgi è lanciato. È lanciato anche Giorgi. E allora dopo andiamo subito su di lui, vediamo in quanto chiude no, Sante. Nullo per Giorgi ora. Ah, Giorgi a rischio. Quindi Sante potrebbe buttarlo fuori e lo fa. Sì. 21-1 per Sante che la butta bravo dentro. Sante. Bravo Sante. E dunque abbiamo i primi esclusi da questa Q1. Quindi Giorgi, Ape, Fabio Same e Maso che purtroppo si è ritirato. Attenzione, Giorgi la sbinna pure e spacca tutto. E io direi stasera il sondaggio di renderlo difficile e di farlo adesso al Q2. Cosa ne dite, ragazzi?
Mamma mia. Mamma, Se è la la stessa lottano cosa. Ciucciaro Delle e Giazzarate sicuro al Ah, ricordiamoci 100%. sempre che dobbiamo fare 5 nomi. Quindi Allora, i primi quattro Ciuccia sono e Giozzarate sono sotto il scontati. 21. Esatto. Quindi i primi quattro sono tutti sotto il 21, mamma. Quindi, Shark c'è. Paul Sì. lo vedo anche. È tosta tosta stasera. Tanto Tom, c'è Yoshi che scrive col messaggio evidenziato: attivati i sottotitoli, pagina 777 di Televideo, Wallace in live. Ogni tanto ci sono. In live cosa hanno scritto a me? Grazie Mommo per la sub. Eh sì, perché hai fatto il Prime. Ah, ok, non l'avevo capito. Allora, siamo pronti per questo Q2, adesso metto giusto le informazioni e poi creo il sondaggio. Vediamo E chi sarà intanto colgo pronto. l'occasione anche per chiedervi se siete pronti per Imola. Sì, molto carico dal divano. Pedro Non Giavi è vedo l'ora. sempre il primo ad uscire, Sì, stavolta anche eh? uno dei Anche miei Giubacca. discepoli sto vedendo. Chi è? Joe Zarate subito anche. Ah, ah, ah. Sono curioso della strategia che faranno, eh? Sembra tutti con le rosse fuori al momento. Lascio momentaneamente a voi che sto mettendo il sondaggio. Vai pure. Riguardo a Imola per domenica, speriamo che regga il tempo. Speriamo che sia sereno. Domani ho visto le previsioni, mette acqua. Quindi saranno delle libere bagnate probabilmente. Però sabato è buono e domenica un po' incerto, ma speriamo bene. E tornando a noi, quindi abbiamo detto Ciuccia Rodella e Gio Zarate, chi c'era poi Shark? Shark sicuro e metterei anche Paul che l'ho visto bello. Paul? Eh sì, ha fatto un 20,7. Ok, Io e poi chi è che metterei c'era? E Yoshi. mettiamo Yoshi Yoshi allora. Chan. Adesso sicuramente nessuno di questi che mettiamo nel sondaggio farà la Paul. Sicuramente, sì. Un saluto caro ad Asme che mi sta scrivendo in chat, in diretta, che E sta chiede anche il ricaricando con la panettone. Lenz da ieri sera. È stata una gara bella, bravo. Allora, io intanto faccio la mia votazione, ma me la tengo momentaneamente per me. Bravo. Così sì. E allora, siamo pronti per vedere questo primo colpo. Sì, Pedro Giavi è il primo, eh. Allora andiamo on board con la sua Aston Martin per vedere come affronta la prima variante. Buonasera ad Ale G 1991 che commenta, non mi ricordo chi è. Molto bene qua Pedro Giavi. Perché ridi, Anzi, Tom? no. Che No! ridere, scusa. Giubbacca e Tamuro all'uscita della secondesima. No! Era molto sicuro di sé. Aveva fatto un bel primo settore. Peccato. Pecca traffico però, attenzione! Questo è impeding! Qua c'è un grande impeding di Joged, preso pure in live. Chi era Pedro Giavi, non Diego? Sì. E allora andiamo su Gambaro che stampa un 53-6. Si è lanciato Diego. Non penso sia lanciato, stava andando veramente lento. Tanto Joe Swag 21-3, per ora il primo tempo, ma adesso arriva Gambaro. 20 e 6 di 26. Joe Zarate, me lo sono perso. Vediamo Gambaro in quanto chiude. 20 e 7, si mette a caccia pure Gambaro. Eccolo. Cominciano Mancava. ad arrivare i tempi interessanti. È un peccato per Pedro Giavi perché stava facendo, secondo me, un bel tempo, eh. Sì. Vediamo Soldani in quanto chiude pure lui con la Mercedes. Vediamo se pure lui si accoda. Rimane sul 21 lui, 21-4. Leggermente staccato quest'oggi Soldani dal gruppo di testa. E arriva anche Shark con il suo 53-6 nel secondo settore. Vediamo come affronta la parabolica.
20 e 9. Si è girato anche Sante, eh? Attenzione perché è un punto pericoloso. Si rilancia anche Succiarodelle che penso abbia tagliato nel primo tentativo. E sta arrivando anche Paul. Sante è ancora fermo in mezzo alla pista. Occhio perché rischia la squalifica. Molto bene Paul. Lo vedo anch'io, lo sto vedendo anch'io molto in palla. Adesso non vorrei gufarla. Andiamo in contropiede del secondo settore, 54-1. Entra Lascari. Mi confermano dalla regia che Giorgi ti stava facendo il giro. Però io l'ho preso in live. Cioè, speriamo non c'è nessun problema, però ha veramente rallentato Pedro Giavi, c'è da dirlo. Sta arrivando Cicciavelli alla variante. Intanto vediamo la chiusura del giro di Paul, 21.5, allora andiamo su Ciucciarodelle che sta per chiudere il giro con la sua Ferrari numero 94 per chiudere in 20.5. Ciucciarodelle davanti a tutti ancora una volta momentaneamente. Paul si sta migliorando anche se di poco, solo 5 millesimi al primo settore. E allora andiamo a bordo di nuovo con la Williams. Molto bene qua l'Esmo 2, aggressivo. Giù per il rettifilo. Nel magnifico parco di Monza. Orso Balosso 26.6 al primo settore. Si migliora di 2 decimi Paul, allora dopo ci spostiamo su Orso, che è senza tempo ancora. Sicuramente Paul, se non sbaglia, prenderà qualche posizione. Vediamo come fa la parabolica. Molto bene, molto veloce. L'ha allargata un po' troppo. È allargata alla fine, sì, 21.8, quindi rimane lì. E allora andiamo su Orso. Dovrebbe prendere anche un po' di scia. Hanno optato comunque tutti per la strategia della rossa, eh? Nessuno ha provato la gialla. I primi 4 sono in 340. Orso 21.110, quinta posizione. Ottimo tempo. Adesso vedremo Pedro Giavi che ci ritenta. Attenzione, si gira qualcuno! Leo si ritira! No. Sì. E allora rimaniamo su Pedro Giavi, 53.9, secondo settore, poi andremo su Jojed. Si ritira Joe, però i box, giustamente. Leggera correzione di Pedro Giavi. Come Giubacca. Vediamo quanto chiuderà. Sono molto larghi stasera sulla parabolica. 21.3 Pedro Giavi, si mette davanti al suo compagno di squadra. A questo punto... però attenzione perché c'è Sante che sta migliorando di mezzo secondo. Valerio è riuscito di nuovo per lanciare... 7 decimi, Sante. 7 decimi su... sì, aveva sbagliato il giro. Infatti per lui 22.1 era alto. Se chiude bene fa un gran giro. 7 decimi su 21.4. Allora vediamo RV Sante, rientra ai box? No, rientra. Non l'ho capita. E allora andiamo sul buon Jojed che anche lui ci riprova. Jojed è lento se non sbaglio. Sì. Da 4.7. Un po' leggermente altino il tempo nel secondo settore. Con la sua Alfa Romeo. Vediamo in quanto chiuderà. Passa sul traguardo in 21.22.3. Tredicesimo tempo. E allora torniamo
un po' più su c'è Valerio che è sul filo e si sta per lanciare. Allora andiamo a bordo con la Ferrari. Cosa? Ha la possibilità per buttarla molto dentro. Assolutamente sì. Vediamo come affronta la prima variante il pilota Ferrari. Leggera sbinnata in uscita, ma leggerissima. Giù per la curva Biassono. Diego si è rilanciato. Ah, si vede che ha caricato più benzina. Vale 26,557 al primo settore, un decimo e uno sotto. Oh no, no, la gufata. Purtroppo. Non ha rotto però, non ha sfondato, cioè ha rotto l'ala ma non si è ritirato. Ha tempo per rientrare e rilanciarsi. E allora siamo su Joged perché si migliora di 4 decimi e prende nullo. Si stava migliorando di 4 decimi nel secondo settore. Peccato. Yoshi lanciato anche lui al primo settore, arriva adesso. Forse grande Leo. Lanciato al momento. Leo che sbinna, però rinnova l'abbonamento Prime. 95 millesimi Yoshi. E allora stiamo su di lui. Vola RV Yoshi, io vedo la gomma in pista. I dettagli quelli. Anche Shark scende in pista, strana questa cosa. Magari vogliono prendere confidenza col tracciato. Yoshi intanto tira giù un decimo nel secondo settore. L'asse numero 27. Comunque bene, ragazzi, è uscito molto forte. La livrea asse è veramente inguardabile comunque. Non hanno più neanche lo sponsor oramai, va aggiornato. Anzi è più bella. Uralkalin qui non c'è più. No. Vediamo in quanto chiude RV Yoshi. Si migliora di 4 decimi. 27. Bravo Yoshi, veramente bravo. Mamma mia. E vedo in pista anche le due Aston Martin, quindi anche loro ci riprovano. I primi 5 in 3 decimi sono. E c'è anche Soldani che si deve togliere da una posizione scomoda. Per ora il favorito nel sondaggio per la pole è Yoshi. Ciucciarodelle si ritira al box. E Shark si lancia in questo momento. Chissà se ha messo gomma nuova o è uscito di nuovo con gomma usata. Intanto sono su Soldo che sta per concludere il primo settore. E lo fa in 26,5, si migliora di un decimo. Andiamo on board con lui per vedere come affronta la roggia. Molto bene. Traziona pure bene in uscita. Molto bene anche l'Elesmo. Shark 26,4. Sì, un decimo sotto. E allora adesso appena finisco il riferimento di Soldani nel secondo settore andiamo su Shark. 53,6. Andiamo a vedere Shark invece in quanto chiude per poi spostarci sull'ultima curva per Soldani. Un 53,5. Si peggiora però. Allora andiamo su Soldani con la sua Mercedes. Affronta la parabolica. Cosa? È arrivato lungo in una curva Shark. Stava per sbinnare. Pedro Giavi anche lui in linea col suo tempo. Sbaglia. L'Elesmo. Soldani. 21,3 Soldani. Vale, si sta per rilanciare, eh. Vendi 834 Shark, ha migliorato di. Molto bene. C'è Josuaga che si sta mirando. 21,0 grande, 3 decimi e mezzo più veloce. Allora adesso ci spostiamo anche su di Paul. Grande Momo che lei lo sei beccato. Fanno tutti veramente larga la parabolica, non sì. Capisco. 4 decimi e 9. Però c'è anche Josuaga che si sta migliorando di due decimi. Attenzione. Si è accesa la sfida. Si è mirato anche Shark? Joswag 29 la butta dentro. Mamma mia ragazzi, sono tutti vicini. Sì. Ragazzi, Soldo a rischio, Soldo escluso. Sì. Colpo di scena.
Vediamo se magari non ha... sta per no, non penso abbia benzina per rilanciarsi. E ad attenzione ragazzi, perché c'è pure Vale che si deve salvare. Si peggiora nel primo settore. Vediamo Soldani. Se riesce a recuperare nel secondo. Soldani fuori per 2 millesimi attualmente. Sì. Clamoroso. Vale 26,7 al primo settore. Vediamo in quanto chiude il secondo. 53,9. Tira giù un decimo, è lì, è sul filo. Sente l'odore della salvezza. Pedro Giavi si ritira, da capire se si ritira in box o ha spaccato. Dovrebbe non essere vedo... box. Pensa ai box. Non ci sono bandiere. Sì, sì, dovrebbe essere box. E allora vediamo, Vale, se ce la fa a buttarla dentro a questo Q3. Speriamo di sì, dai. E ce la fa momentaneamente, 21,3. C'è solo Jorged che lo può buttare fuori, che si sta peggiorando di 15 millesimi. E allora... deve scendere più di mezzo secondo. È arrivato lungo. Difficile. Sì, l'ho visto anche arrivare lungo alla seconda lesmo, dubito. Comunque, Sante, 21,0. Grande Sante. Attenzione perché... no, no, niente, niente. No, Diego il bordino. Sì. E dunque, questi sono i 10 piloti che si daranno battaglia per la pole position in questo Q3. Allora, sono dal primo al decimo in 8 decimi. Sì. Mamma mia. Quel sondaggio non lo fare proprio, Simo. Eh no, ma rimane questo. Ormai... Mamma il sondaggio è bello che è fatto. Comunque anche Yoshi è riuscito a tirar fuori un bel giro rispetto a prima. Sono quasi tutti sotto 4. Il 20. Sotto sì. Il 21 scusa. Sì, sì. Anche se Ciuccia Rodelle non ha replicato il tempo fatto in Q1, eh? Ma magari ha fatto avendo visto che comunque era abbastanza safe. Ha preferito fare un giro cauto. Sì. Per ora il favorito per la pole, secondo sondaggio, rimane Yoshi col 44% dei voti contro il 33% di Ciuccia Rodelle. Gio Zarate solo l'11% a pari merito con Shark. Quindi sottovalutato Gio Zarate il predestinato in questo Gran Premio. Non va sottovalutato. Ma non va sottovalutato secondo me neanche Gambaro. Comunque sia Ciuccia Rodelle, già Zarate che Gambaro hanno fatto il tempo in un solo ed unico tentativo. Gli altri a seguire ne hanno fatti due. Quindi i primi tre molto più sicuri di se stessi. Secondo me... cioè esce il 19 basso oggi. Mamma mia. Ricordiamo che ieri in RWA abbiamo fatto 19.910 se non sbaglio. Sì, 19.910 Gabri. Appunto. Ma allora poi diciamo che questa è una pista dove devi essere sicuro, perché il minimo errore qua ti fa perdere come tanto. Quest'anno sì. Essendoci poche curve. Sì. Non solo. Yoshi il primo a scendere. Bene. E allora andiamo sulla ass. Anche Gio Zarate. Anche Gambaro, mi sa. Stanno scendendo già tutti. Tutti anche con gomma nuova per ora. Le Ferrari escono insieme. Vediamo. No. Sì, sicuramente faranno anche gioco di squadra. Entrambi fuori. Perché comunque se non sbaglio... c'è davanti Valerio dietro, sì. Può essere che fanno gioco di scene. Se riesci a gestire bene la distanza dal compagno davanti che ti offre la scia nell'ultimo settore, diciamo nel rettilineo prima della parabolica, puoi guadagnare oltre un decimo e mezzo in scia. Quindi il primo è Yoshi, vero? Esatto, primo a lanciarsi sarà RW Yoshi con la sua ass. Eccolo che riscalda. Per arrivare all'altra parabolica. Gomme, sì, tutte nuove.
Allora vediamo il primo giro di questo Q3. Saranno 10 minuti di fuoco. Si lancia Rebu Yoshi velocissimo sul rettilineo dell'autodromo nazionale di Monza. 3.40 Yoshi, molto molto scarico. Non benissimo l'uscita dalla variante, eh? Un 6 di là davanti sicuramente. Vediamo in quanto chiude il primo settore, 26.5. Vediamo Joe Zarate invece in quanto lo chiude. 26.4. E adesso arriva Shark. No, scusami, no. C'è Gambaro, Gambaro. Vediamo in quanto lo chiude. Vediamo. Più alto Gambaro, 27.1. Molto largo è uscito anche. 53.5 per Yoshi nel secondo settore. Vediamo invece Joe Zarate, facciamo subito i paragoni. 53.1. Arriva anche Shark, vediamo, sono curioso. No! Si ritira Joe Zarate! Clamoroso! No. Eppure vale, pure vale! No! Incredibile, ragazzi! Incredibile! No! Mamma mia! 22.2 per Yoshi. Dio. Allora per Yoshi era un giro di riscaldamento, probabilmente ho sbagliato. Vale che era la prima dell'Elermo? Me lo sono completamente perso. Intanto sto vedendo Ciuccia Rodelle che sta per concludere il suo primo tentativo. 53.6 Sharp. 21.0 Sobalosso. Grande occasione per Ciuccia Rodelle. 27, Ciuccia non riesce più a scendere su quel tempo. Comunque, se ricordi bene, Simo, anche ieri è successa la stessa cosa. Sì. È successa. Vero. In Q3 i tempi sono stati più alti rispetto, cioè almeno per chi ha girato molto più veloce, non è riuscito a replicarsi. Sì, anch'io ho avuto, sì, intanto gran tempo di Shark che si butta al secondo posto. E tornando sul discorso che stavi facendo, sì, anche io non sono riuscito a migliorare i tempi che ho fatto nella sessione precedente ogni volta. Mi sono sempre peggiorato. Vediamo Sante in quanto conclude il secondo settore, se riesce a seguire il suo compagno di squadra. 53.9, entra la Scari che ha già fatto delle vittime. Male, male Sante. Allora andiamo su Joe Swag. Peccato per Joe e Valerio, eh. Mamma mia. Andiamo in quanto chiude Joe Swag il secondo settore, 54.2, leggermente più alto. C'è tensione secondo me, sai ragazzi. Joshua che la sbinna. La riesce a salvare però. Secondo me c'è molta tensione. Siamo già a 7 minuti dalla fine e solo 3 piloti hanno il tempo. 2 ritirati. Non riesco a capire se Shark è di nuovo rilanciato perché ha fatto un giro comunque veloce. Mi sa che è rilanciato. Sì, Shark è rilanciato. Sì, è rilanciato, sì. E si migliora! Mamma, bel tempo! Si mette davanti 27. A tutti. In questo 69 millesimi. In questo momento non c'è nessuno lanciato. Sì, c'è l'Aston Martin. Joshua. Ah sì, però si è lanciato adesso, tempo. In questo momento. Sì, esatto. E poi dovrebbe esserci il prossimo Gambaro. Gambaro si sta, esatto, lanciando ora. Inizia ora. Tanto salutiamo Leone. Ciao, che Leone. Commenta. Buonasera a te. Non so se uno di noi con il nick o se no, se sei nuovo, benvenuto. E allora Lullo. Molto in bene Joe Swag. Gambaro. Cosa? In macchina con Gambaro, dico, è l'unico lanciato al momento. E allora andiamo su di lui. Vai on board, vai. 26.6. Tanto ringraziamo Leone che scrive vi seguo su YouTube e ci dice bravi, grazie mille Leone.
veramente ci fa piacere leggere questi commenti. E la torniamo su Gambaro, molto bene qua l'Elesmo, sta iniziando a rodare RV Gambaro, che vuole rimanere in scia di Giozzarate. Joshua, 26-89, attenzione, 47 millesimi. Gran giro di Joshua. Ciuccia pista. Visto è il ciuccia pista. Attenzione ad RV Gambaro. 53-7 nel secondo settore, vediamo quanto chiude. Il suo primo tentativo in questa Q3, rigorosamente con il suo casco tricolore. Ciuccia Rodelle è pronto a lanciarsi. Mentre box. Allora andiamo su di lui perché Gambaro è rientrato ai box. E allora Ciuccia Rodelle vuole rimettersi a dettare il passo con la sua Ferrari, gran premio di casa per lui. Vediamo come affronterà la prima variante, che è molto difficile. Benissimo. Molto bene, Ciuccia, molto pulito. Sembra molto Yoshi in confidenza con questo tracciato. È veramente scarico, Yoshi. Quanto, sì, quanto ha fatto di... 3.41 fai. Mamma mia. 3 decimi sotto Ciuccia Rodelle. Mamma mia, ragazzi. Sotto. Ciuccia Rodelle vola. Ragazzi, Ciuccia Rodelle vola. Sulle mammelle per Ciuccia Rodelle, come dicevano un tempo. Aggressivo all'Elesmo. Vuole la pole position. Preparate per l'auto di Vettel. Io c'è una continua correzione per tutto il giro. Mezzo secondo macchina sotto. Mamma mia, ragazzi, Ciuccia Rodelle sta volando. Non ci credo. Era sotto di mezzo secondo, ragazzi. Era proiettato sul 20.0 di nuovo. Perché sì, se faceva, se era sotto di mezzo secondo adesso, sarebbe migliorato anche dopo. E allora? Vediamo se ha benzina o se rientra, ma no, si rilancia. Si rilancia, si rilancia. Per il momento rimango su Orso Balosso. Che anche lui può tirare giù qualcosa, può rosicchiare dal suo tempo, dal suo best. Pilota della Williams, che ha avuto modo di rodare comunque questa pista in sostituzione ieri. Torna in pista anche Gambaro. La prima variante di Ciuccia è perfetta, lo sto guardando on board, esce fortissimo. Lungo per Orso. 2 decimi e 8 sotto Ciuccia Rodelle al primo settore. Vola, vola, vola Ciuccia, vola. Vediamo come affrontare l'Esmo. Giù in quinta, molto bene. Vediamo la seconda. Aggredisce il cordolo sia in entrata che in uscita, giù per il rettifilo. Molto pulito. Penso che replicherà il settore di prima. Yoshi a muro, ragazzi. No. Yoshi a muro. 53-3 per Ciuccia Rodelle, ragazzi. Peccato per Yoshi. Tanto in mezzo alla pista. La macchina distrutta. Vai Ciuccia. Bello pulito. Triggi la Ciuccia che guadagni. Ed eccolo. Mamma mia, ragazzi. Esatto. 20 e 3 per Ciuccia Rodelle. Pole position provvisoria. Joshua ha preso nullo e si rilancerà. E si rilanceranno tutti adesso. Shark. Gambaro 26 e 7 primo settore. Rimaniamo su di lui che è lanciato. Orso Balosso si è girato. Nuova variante. Adesso arriva Gambaro. Attenzione perché c'è l'Ascari e c'è una macchina davanti. Squalificato Orso, immaginavo. Attenzione perché c'è un Alfa Tauri davanti. Diamo on board, prende la scia di Sante. Arriva veloce come un falco RV Gambaro, vuole accodarsi. Vuole approfittare della partenza di Giozzarate nelle retrovie. Quindi vuole avere un buon piazzamento. Sante un solo giro sta per fare. Gambaro per chiudere in 27, terzo tempo. Si è migliorato anche Shark. Shark tira giù un decimo. Joshua sta tirando giù un decimo anche lui nel primo settore. Attenzione, attenzione. Io sono su Joshua e voi controllate gli altri per non perderci nulla di questa battaglia. Si peggiora nel secondo settore.
Gambar e Cicciarodelle sono nel giro di rientro, quindi Shark un decimo sotto il primo settore. Shark sta volando. Allora concludo qua con Josuag, che dubito riesca a colmare il gap con il suo tentativo precedente, perché non si è migliorato nel secondo settore. Penso Shark abbia perso qualcosa. Sì. Josuag 26, si peggiora di 5 millesimi. Allora andiamo su Shark, tira giù 76 millesimi. Potrebbero bastare per tirare via Gambaro dalla terza possessione, eh? Assolutamente sì, ma Gambaro mi sa che si è rilanciato. Sì, Gambaro è rilanciato, mi sa. No, nel giro di rientro. Solo Shark lanciato. Manca solo Shark, abbiamo finito. Allora vediamo Shark in quanto chiude. 25.536, secondo tempo, mamma mia. Complimenti per Shark. Ball position per Cicciarodelle. E allora celebriamo il buon Cicciarodelle, sperando che riesca anche a concretizzare in gara, che ricordiamo lui è stato molto sfortunato diverse volte. E quindi è pole position per Cicciarodelle, che partirà davanti a tutti con un grande Shark alle sue spalle, direi. Mamma sì, mia. Shark ha fatto una grandissima qualifica. Peccato per Joe Zarate, che non è riuscito a fare il tempo. Io comunque, ragazzi, mi ero giocato Cicciarodelle come poleman, quindi anch'io. Io ci ho preso. E allora adesso scopriremo chi sarà il vincitore di questa gara. Mi chiudo gli occhi a curva 1, ve lo dico. Ma abbiamo notizie meteo? Notizie meteo no, e da un lato ci sta a non avere spoiler. Bene. Come la vedete, ragazzi? Cosa vi aspettate da questa gara? Niente, io so che dopo curva 1 e 2 posso aprire gli occhi. Sì, esatto. Speriamo che sia una partenza pulita. Soprattutto per loro, per i piloti, perché ricordiamo sempre che la gara non si fa in curva 1 e 2. Esatto. Allora siamo pronti per vedere come sarà questa partenza. Speriamo in una partenza pulita. Di suspense. Sale l'adrenalina. Per ora il tempo sembra buono. Sì, tanto sì, Leone in chat ragazzi. Scrive che vede Shark. Aia. Attenzione, perché Shark potrebbe fare il colpaccio, potrebbe approfittare magari della passo, voglia. Il nostro nonnino. Il nostro nonno Simo. Il nonno Simo ce l'ha in passo. Tutti i piloti sulla stessa strategia. Eh sì. Non so Joe se partirà in gialla, dato che... Ah no, vabbè, si è ritirato a Q3. Sì. Pardon. Ma non so quanto può convenire partire. E allora in gialla qui, Si accendono i semafori. 3, 4, 5. È in gialla, bombo. E via al Gran Premio d'Italia con un ottimo spunto di Cicciarodelle, che si mette davanti a Shark. Ma Shark non ci sta. Shark non ci sta. Vuole farsi subito vedere. C'è successo un bordello intanto. Chiude la traiettoria a Cicciarodelle. No. Ragazzi, no, colpo di scena. No. Io ho visto un casino. Io ho visto un casino, ma si sa. Monza è così, purtroppo. Virtual safety car. Si mette non di prepotenza al comando Cicciarodelle. 5 secondi, Shark ignora bandiera gialla. Incredibile. Giorgi ha guadagnato 5 posizioni. Non so cosa sia successo. Perché 5 secondi, Shark, scusa? Ignora bandiera gialla perché c'è la virtual. Vabbè. Sia lui che Josuag, stessa cosa. Secondo me si sono sorpassati o qualcosa del genere.
Sì, si sono sicuramente superati sotto il regime di Virtual Safety Car. Intanto va via la bandiera gialla, quindi Ciuccia Rodelle si mette a dettare il passo subito a 9 decimi di distacco da RV Shark, il secondo pilota. Intanto Soldani, Giubacca e Temaso partono con gomma gialla. Attenzione perché c'è Paul che è incollato a Yoshi. Dicevi, scusami, mommo? Non mi pare di vedere danni nelle auto o nelle retrovie, quindi non capisco il contatto di gioco e cosa è successo. Secondo me ci deve essere stato qualche incrocio di traiettoria, qualche cambio di direzione che... Ora chiedo io subito. Tanto attenzione. Vai Mara. Paul attaccato ad RV Yoshi, per ora sono gli unici due attaccatissimi. Intanto Ape supera Leoston. Leoston è arrivato lungo nel tentativo di attaccare Soldani e ha tirato dritto praticamente. Shark non corre, attaccato alla Ciuccia. Sì, Shark tiene il passo e ha il peso comunque dei 5 secondi purtroppo. Peccato, veramente peccato. Peccato sì, infatti voglio capire bene cosa sia successo. Intanto c'è... Yoshi è scarichissimo il rettilineo. Eh sì, infatti nel rettilineo guarda quanto ha preso. Gli ha guadagnato 2 decimi a gamba. Attenzione a dorso balosso perché si riattacca Vale. Sì, adesso infatti faremo la... Adesso appena c'è il rettilineo vado on board su Yoshi. Guarda quanto si avvicina a Gambaro pure. Nel rettilineo prende veramente tantissimo. Soldani si è girato. Ragazzi, Yoshi comunque ha già il 30% di Ersi. Allora, vediamo davanti come sono messi. E davanti ce l'hanno adesso. Incollato Yoshi a Gambaro. Incollato ai suoi scarichi. Riattiva l'Ersi. Dario è uno che... Yoshi è uno che ha un approccio diverso rispetto alla maggior parte dei piloti, che ovvero usa tutto l'Ersi all'inizio per attaccare. E intanto si affianca, forse abbiamo il primo ruota a ruota alla Roggia e passa all'esterno. Però arriva lungo Yoshi, arriva lungo, e lì quando sei tanto scarico è difficile passare, però rimane davanti, Gambaro accodato, non ci sta, vuole riprendersi la quarta posizione. Shark perde il DRS, la Ciuccia Rodelle. DRS aperto per Gambaro, vediamo se ci prova subito alla Scali, si butta all'interno RV Gambaro, vediamo come compaiono, passa la Scali RV Gambaro, si riprende di forza la quarta posizione, ma adesso ci sarà il secondo attacco di Yoshi. Soltanto tra Orso e Vale, Orso a muro. Dopo lo commenteremo, devo assolutamente ritornare in questa battaglia spettacolare tra i due. Ritorna davanti Yoshi, Gambaro si accoda in due alla parabolica, ruota bellissimo. Si danno il giusto spazio, Ciuccia Rodelle giro veloce, intanto vediamo chi ha DRS dei due. Ne può approfittare Paul dietro. DRS per Gambaro, si fa vedere a destra, lo passa di nuovo. Arriva anche Paul su Yoshi. Vanno in tre la prima variante. Mamma mia, che cosa stiamo vedendo? Yoshi! Stile Verstappen, le Hamilton i due. Per fortuna sono rimasti in pista. Quanto è scarico Yoshi. Mamma mia, impressionante. E attenzione, però... vediamo se ci riprova la Roggia. Ers completamente finito per lui. Davanti sì. Ciuccia 74, Shark 52, Josuard 32, Gambaro 52. Orso Balosso ai box, cambia l'ala e monta Gummard. Non ci voleva per lui. E adesso vediamo... leggera scodata di Paul all'uscita dall'Erno. Guardate quanto si avvicina Yoshi nei rettilinei. Protegge l'interno Paul in modo molto intelligente. Oddio, e adesso uscirà più lento. L'incrocio di traiettoria di Yoshi, si butta all'interno. No. E arriva lungo, però ha fatto un bellissimo incrocio. E Gambaro respira. Paul però ha perso veramente tanto. Si è girato, è andato a muro. Ok, mi sono perso. Yoshi, ma secondo me errore di Paul. È entrata all'Elesmo con la traiettoria veramente più sbagliata possibile. E attenzione perché adesso c'è Giorgi su Sante che si accoda. Andiamo on board con lui per vedere se lo passa subito. Ed sarà proprio così. Apre DRS, si butta all'interno. Passa Giorgi su Sante.
Abbiamo già visto comunque delle belle lotte. Adesso c'è il prossimo che è molto vicino a quello davanti, è Leostone su Ape. Si avvicina veramente tanto. Un saluto carissimo al mio amico Nanni che scrive in chat. E lo salutiamo anche noi, il buon Nanni. Ciao Nannino. Grandissima prestazione di Nannino ieri al debutto col volante. Comunque Shark è lì, eh? Non sta utilizzando tanto l'Hertz. Sta facendo una buona gara fino adesso. Ciuccia Rodelle, sì, si allontana, ma di poco. Allora andiamo un po' a vedere Ciuccia, che è momentaneamente lì, comodo, a gestire il suo ERS. E intanto, beh, a sto punto Wally dici se hai saputo qualcosa. Yoshi ancora su gamba, bro. Ancora no. Scusate. Giorgio non mi ha risposto ancora. Sarà in bestemmia, E allora torniamo subito su questa battaglia, perché adesso Yoshi si rifarà sotto. Guardate però in curva quanto arriva più largo, non so se è per scelta o per l'assaggio scarico. E adesso sarà dura però senza Hertz per Yoshi, siamo solo al sesto giro. Protegge l'interno Gambaro, andiamo a vedere visuale dall'esterno, si fa vedere in ogni modo Yoshi, prova a stare all'esterno che poi diventerà interno, si protegge benissimo Gambaro. leggero contatto tra i due. davanti c'è Shark, hanno lo stesso Hertz. Attenzione perché anche Leostone e Ape intanto vedo che Ape sì, stanno. sono in lotta. Arriva anche giù. Leggera correzione di Yoshi qua. Tanto Ciuccia allunga ragazzi, 2-4. È arrivato lungo Shark. Ha voluto zittirmi subito, Cicciardelli. Adesso inizia, diciamo, a fare un po' più fatica Yoshi. Però sul rettilineo recupera tutto. Perché essendo scarico, comunque nelle curve, quando la gomma inizia ad usurarsi, perdi ancora di più. Infatti anche qua la scarica si allarga leggermente. C'è un bel trenino Ape Leostone giù bucket dove Leo sta puntando il Ruota colpaccio. ruota! Si butta dentro la scarica e arriva lungo Ape, No, va nella no, ghiaia, passa anche giù bucket. Peccato per peccato, peccato. Giù bucket ha il 92% di Hertz. Ape. E se lo sta portando nel motorhome adesso. Sì, stavo guardando la situazione Hertz, l'unico, no, gli unici due sono Yoshi e anche Joswag ne ha poco. Orso Balosso, Polle, Giubacchet sono quelli che ne hanno. E anche Soldani. Non lo usa neanche qui, non lo usa. Molto Per ora. conservativo. Si vede che Sì. lo vuole. Bandiera gialla, cosa è Spaccatura. successo? Georgette. Georged? Prima alla prima variante. Perde molte posizioni. Oggi Alfa Romeo è stata gufata alla grande, molto grande. Non dico Comunque proprio, Yoshi non molla niente. Gambaro, eh. Sì, Yoshi riesce, perché ripeto, Yoshi recupera veramente tanto nei rettilinei. Vola nei Ci prova, rettilinei. ci prova. E vuole restituire il sorpasso alla Ascari, si butta dentro Yoshi, ma non riesce. Si difende. No, 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 oddio. Mamma mia. Grande, grande controllo di Yoshi. Era rimasto l'ersa attiva, hai visto? Sì, ho Mamma visto. Adesso ci riproverà. E adesso ci riproverà sul dritto. Vediamo. comunque dici che John Zarate ha avuto un contatto ruota a ruota ed è andato praticamente a muro. Allora poi sarà tutto da vedere. Tipo Gabri ieri. Sì, però proprio in partenza è stato. Qualcuno si è spostato verso destra e lui era lì e ruota a ruota è andato a muro. Ruota a ruota intanto tra Pedro Giavi e Giorgi. Passa Pedro Giavi. Si prende la settima posizione, ma Giorgi non ci sta, esce molto più veloce, si riprende la posizione per Giorgi. È Grande trazione per Giorgi. uscito veramente bene. Però Pedro Giavi si fa vedere negli specchietti. Leggermente lungo, prende la ghiaia. Intanto c'è una bandiera Una bandiera gialla, gialla, Leoston. Leo. Attenzione al rientro per Leo. Peccato anche per lui. Attenzione, Yoshi e Gambaro di nuovo appaiati.
sono 8 giri che li stiamo vedendo qua. Sì, stiamo vedendo veramente. Purtroppo c'è una lotta veramente che assurda, ma adesso direi. Ferrea. E adesso non so se guardare di nuovo loro due o Pedro Giavi Giorgi. Piano piano Sante si sta facendo sotto a Pedro Giavi e Giorgi, eh? E anche lui con una gestione Hertz spaventosa. Tanto Giorgio passa su Ape, ma passa pure Yoshi su Gambaro. Vediamo se arriveranno di nuovo a ruota a ruota. No, si accoda Gambaro, vediamo come esce. Vediamo chi traziona meglio. Stavolta traziona meglio Yoshi che allunga. Hanno bruciato molto corretti, Molto corretti. Yoshi e Gambaro hanno letteralmente bruciato l'Hertz. Attenzione volta. Anche Ape Jojed. Correttissimo Ape che alza il piede, non rischia. Ma Fabio è crashato. Lo vedo anche trasparente Fabio. Aspetta, che lo prendo il piatto. Ci pensi tu? Sì. Ok. Leo intanto ai box. Sì, mette gomma Monta bianca. Tanto Ape passa su Jojed. Gambaro, ancora l'attacco di Yoshi. E allora andiamo subito a vedere l'ennesimo Yoshi, round. Yoshi si vede benissimo da dietro che ha il fanalino che lampeggia, quindi sta provando a risparmiare Hertz. Yoshi e box, è il primo con le rossa che entra in box. Anche Valerio rientra, Non è un po' presto? Troppo presto, questo sta a evidenziare secondo me ancora di più il fatto che la macchina è molto scarica e c'è tanto pattinamento sicuramente in trazione, va a bruciare le gomme, è inevitabile. Io intanto ho momentaneamente un bug che non mi fa vedere gli stacchi. Neanche a me. Neanche io. E questa cosa non mi piace per niente. Fabio è rientrato, lo vedo ora. Senza lo staccio, ma no. Un giro si dovrebbe rilivellare tutto, Dai. Intervallo. No. Io vedo soltanto gli stacchi di Ape, Jojed, Fabio, sì, Mato. Sì. Bisogna attendere che ripassano sul traguardo tutti. E poi ci ridarà tutti quanti. E speriamo ovviamente che queste cose con il nuovo gioco migliorino. Intanto ringraziamo Angelo Russo per il follow, benvenuto. Vedi Shark, adesso è ricomparso il distacco. Sì, a mano a mano che passeranno sul traguardo. Meno male. Allora, Josu Wagger è entrato in box, mette le gialle. Intanto vorrei vedere. È finito in 14ª posizione, ha montato la bianca, quindi strategia completamente diversa per lui rispetto agli altri. Scelta molto insolita. Insolid. Vaso alla parabolica, signori. Adesso stavo dando un occhio anche ai giri veloci. Ciuccia 22.9. Allora torniamo. Sto guardando che sono on board con Zubacchet, vedo che essendo lui il primo con la gialla, vedo che comincia adesso a guadagnare settore dopo settore rispetto ai piloti con la rossa davanti. Guarda Sante quanto Hertz ci aveva fino a poco fa. 86 leggo, 85, ce l'ha tutto praticamente. Aveva il 100% fino all'inizio del rettilineo. No, aspetta. Grande gestione di Sante. Sante, ok. Grande gestione di Sante. Attenzione perché rientra Ciuccia e anche Shark. Vediamo Gambaro se sceglie di rientrare o di rimanere in pista. Si marcano. Rimane in pista. Continua. Gambaro. Continua Gambaro. Leo sono ritirato. Safety car, che sfiga per Gambaro, ragazzi. No. Che sfiga per Gambaro. Veramente sfortunato. Andrà in fondo ora, si ritroverà in fondo. Veramente sfortunato. Sai che questa safety car è veramente sfortunata anche per il pilota della McLaren.
che si era al limite quasi per il pit stop, ma è troppo presto per mettere la rossa. Esatto. Incredibile. Incredibile. Ciuccia e Shark hanno fatto bingo invece. Shark ha perso la posizione su Josh. Come ha fatto a perdere la posizione Shark? Aveva la rotta allora. Ah no, no, ha scontato i 5 secondi. Sì, sì. Ha scontato i 5 secondi. Buono. Allora, Sante nono. Sante è uscito nono. Ha perso la posizione solo su... su Giorgio e Valerio. La sette. Veramente è stato sfortunatissimo qua Gambaro. Vediamo adesso dove sbucherà. Anche perché a non fare la sosta sono rimasti solo Gambaro e Giubacchet. Gambaro rientra ora. Fossi io in Giubacchet non saprei proprio cosa fare. Sicuramente continuerei a questo punto. Ormai sì, forse. La tiri fino al ventesimo magari. Sì. Poi vai di rossa, 7 giri full. Ma c'è altra soluzione. Possiamo finirla anche qui la gara, io sono contento. Beh, pure rossa. Allora, Gambaro esce in quinta posizione. Non neanche tanto, pensavo peggio, sinceramente. Sì. Sante! Peccato! C'è stato il bug delle gomme per Sante, 100-100. Doveva mettere le gialle, le ho messo le bianche, mo' gli è dato per mettere le gialle. E ha messo allora 5 sì. Secondi di penalità. Peccato veramente per lui. Che sfida. Gara compromessa, stava facendo un garone veramente, Sì. Può ancora fare qualcosa, Sì. Se ne ha, sì. Però sono quelle cose che a me personalmente infastidiscono così tanto. Che perdi tutta la concentrazione. Io non dico nulla allora. Bravo. Dai, Highlander, rientra però. Speriamo che la safety non faccia come ieri. Mamma che ha comunicato il suo rientro alla variante praticamente. Alla parabolica. Ah, è vero, ecco cosa mi sono dimenticato di dire. Che quella ripartenza lì è stata stranissima. Troppo, veramente. Lo fa di nuovo. C'era Judap davanti e lo avevo in cuffia, logicamente, che si è trovato bloccato, murato dal gioco perché era troppo vicino alla safety che stava rientrando, all'ultimo proprio. Si è girato Paul in safety. Gomme fredde per lui, gomme bianche. Quindi la maggior parte, se non quasi tutti i piloti con la gialla, a parte Yoshi e Paul con gomma hard e Maso addirittura con gomma soft, l'unico con gomma soft in pista. Volendo la può portare in fondo. Non so se prima era in soft o era in giallo. Sì, vabbè, lasciamo. Se era in media. Bravo. Non so. Vado a vedere. Penalità, Simo, per i piloti attualmente? Allora, Paul ne ha appena presa una di 5 secondi. E adesso andiamo a vedere. Allora, sono Joswag 3 secondi, Giorgi 5 secondi, Sante 5 secondi e Paul che li ha appena presi 5 secondi. Simo, Maso era partito in gomma e ora ha messo soft. E ricordiamo anche le penalità da scontare per i due piloti. Ciuccia gara. Rodelle e Giorgio. Ciuccia ha 3 secondi. No, 3. 3 secondi, infatti. Io mi ero personalmente dimenticato di sta cosa. Da tener conto, E adesso Giubacchet, però, strana la scelta di rimanere. Perché lui c'ha la gomma usata di 13 giri. Non saprei neanche io cosa fare.
speri che succeda qualche altra cosa, una safety, esatto, o comunque sia Monterla Rossa o Aerofest. Ora in ripartenza, secondo me, Josue e Shark lo tirano via subito perché hanno gomma fresca. Deve cercare di stare tranquillo senza forzare e sperare in qualcosa. La safety si fa un altro giro. Sì, la safety ci ha preso gusto. Quelli che non ha fatto ieri li fa stasera, ha detto. Deve rientrare Paul ancora, nell'ultimo amore è uscito dalla Sky. Maso entra in box. Ah beh, non capivo. Però sinceramente adesso mette un'altra soft. Ma sai, lui ce l'ha perché comunque sia in uno è andato subito fuori a causa dell'incidente, quindi ha gomme nuove a sufficienza. E penso che essendo penultimo ha fatto bene a scartare la gomma e metterne una nuova. Anche così che box può fare 12 giri tranquillamente sul rosso. Ottima scelta secondo me per Maso, tanto non aveva nulla da perdere. Adesso è da capire se non lo rallenteranno troppo. E soprattutto speriamo riescano ad accodarsi sia lui che Paul. Paul ha messo le hard. Non capisco la scelta delle gomme di Paul, infatti. Cioè, è rientrata, ha scontato la penalità. E ha rimesso le hard. Perché? Non capisco. Non so. Anche perché Paul ha fatto solo 4 pit stop. Solo 4 soste, Paul. E ha fatto soft, media, hard, media, hard. E attenzione che la safety rientra in questo giro. E Paul non è ancora codato. Vediamo se riuscirà. Ciuccia, vediamo come la gestisce maniacalmente questa ripartenza. E Ciuccia va piano, quindi questo va a vantaggio di Paul che riesce ad accodarsi. Sta andando molto piano. E allora, no, mettetevi comodi e godiamoci questa ripartenza. Comunque se vince la Ferrari a Monza è festa. Ma deve essere bravo adesso Ciuccia. Comunque ha un grande alleato da parte sua che è Giubacchet, perché Giubacchet dallo strappo molto anticipato a sorpresa Ciuccia Rodella, infatti dietro La perde Shark, rimane no, in mezzo. Spacca pista. Tutto, c'è un contatto. Pedro Giavi pure. No ragazzi, cos'è successo? È successo che Shark ragazzi, quanti ritiri ci sono stati? Shark, Pedro Giavi, Valerio e Yoshi. No sì, ragazzi, è stato uno strike. Cos'è successo? Tutti ritirati. Mamma mia. No. Cioè io ero on board con Shark, ho visto che l'ha persa nella parabolica, ha sbattuto al muro rompendo solo l'ala, ma la macchina è rimbalzata in mezzo tra che arrivavano tutti gli altri e quindi è successo la catastrofe. Incredibile ragazzi quello che abbiamo visto, dispiace tantissimo per tutti, ma permettetemi di dirlo in primis per Shark. Valerio scrive in chat gomme fredde, immaginavamo però. Ripartenza della safety, intanto Gambaro. Abbiamo perso Yoshi, Valerio, Pedro Giavi e Shark in una botta sola. In una parabolica sola. Impressionante. Intanto ragazzi, Josuag si porta al secondo posto. E adesso Gambaro molto probabilmente passerà giù Bucket. Ciuccia ha dato già 3 secondi e mezzo. Quello che infatti stavo dicendo. Minchia, ragazzi, termini così. C'è un trenino clamoroso dietro. Vabbè sì, potrebbe. Giubacchet deve rientrare assolutamente. Sì, Giubacchet sta per infatti quello che stavo dicendo all'inizio della ripartenza è che Ciuccia avrebbe dovuto sfruttare Giubacchet che con gomma usata avrebbe fatto da tappo. E Joe Swag che comunque è il nostro nuovo pilota. Non ha più gomma Giubacchet. Si è girato. Guarda, l'ha gestita malissimo Giubacchet. Secondo me doveva rientrare subito, la gomma usata. Comunque sì, Asme scrive Espa 2001. sì. Tanto penalità di 3 secondi, Josuag, è vero?
Oh, si gira Maso. No, no. E si gira anche Joswag, ragazzi. No. Gambaro vola al secondo posto. E Giorgi terzo, aggiungerei. Ape quarto e Joget quinto. Mamma mia, ragazzi, colpi di scena clamorosi oggi. Joswag, colpi di scena clamorosi. Secondi. E ragazzi, qua con questo zero comunque di Jozarate, attenzione, eh. Quando c'è la distacco? 57 punti? Non mi ricordo. Se non sbaglio, sì, sono 57. Attenzione, ruota ruota, Soldani, Fabio, c'è un casino là dietro. C'è un casino, andiamo subito on board. Perché adesso Sante e Fabio sono ancora senza DRS, giustamente, perché si è attivato adesso. Salvo, protezione Sante. Fabio che si fa vedere. Andiamo Sante. On board, alza il piede. Sante ha ritrovato Soldani. Dell'Hertz. Soldani si difende, blocca l'incrocio di traiettoria di Fabio. Ne ha Sante. Giubacchetta ancora non rientra, al 18° giro. Sta chiama il box, Mommo, chiama il box, fallo rientrare. Sta aspettando una safety, sono convinto. Ciuccia sta volando, ragazzi. Esatto, Ciuccia se ne va. 7 secondi da Gambaro. E allora siamo su Giorgi, che sembra non volersi accontentare del terzo posto. E attenzione anche a una Ape, eh? Ape anche lui, che se non sbaglio, lui non ha mai fatto punti. No, è l'unico in fondo alla classifica, ma anche perché è entrato dopo. C'è anche io non volevo cuffargliela da Ape. Comunque io non vedo l'ora di rivedere il casino. Soffre ora, eh. Cosa? Il Gambaro soffre ora. Eh sì. C'è Giorgi dietro che è indemoniato. E rischia di essere passato anche da Ape, eh. E quello che volevo dire è che non vedo l'ora di rivedere il casino che è successo. Vabbè. Che peccato. Che è successo? Un tamburamento? No, Giorgi penso sia arrivato leggermente lungo. No, Ape al flap rotto destro. Quindi esatto, ha tamponato sicuramente Giorgi. Peccato. Giusto perché Simone non gliela voleva gufare. Quindi ha rotto? Sì. Ma porca miseria. Giubacchetta ha deciso di montare gomma soft. All'alba del 19° giro. Sì. E il 100% di Hertz per lui. E intanto, ragazzi, andiamo a vedere la scampagnata un po' del Ciucciaro Delle. Sante su Fabio, eh. Però allunga Fabio. Il Giorgio è passa. DRS. Fuori di pista di Ape, non riesce a guidarla e la perde anche sull'erba. Peccato per lui. Peccato per Ape, ragazzi. Veramente peccato, stava facendo una grandissima gara. Mamma che gufata, mamma. Simone l'ha gufata proprio. Ma anche Dario in chat che ha scritto: se Ape prende punti cambia nick. Thierry tra le bugliosce. Intanto Giorgi si è un secondo e tre da Gambaro. E attenzione però Orso Balosso, chi è che rientra? Soldani 5 secondi prende, Soldani. Ragazzi, c'è un trenino pazzesco. Andiamo on board, mamma mia, cambi di direzione. Sante, Orso Balosso e Fabio. Penalità per 5 secondi pure per Ape. Sì. Mi sa che qua i piloti si dimenticano che non c'è l'aiuto. Esce molto bene Orso Balosso su Sante. Andiamo a vedere dall'esterno. Giù per curva grande, ruota, vediamo se ci prova la roggia. Si accoda Orso Balosso. Si fa vedere gli specchietti ma non affonda. Si difende molto bene Sante. Attenzione Gambaro nella ghiaia! No. Gambaro nella ghiaia! Giorgio è da podio momentaneamente. Mamma mia. Voglio morire. No Fabri, resta calmo. Oh, anche Fabio arriva fuori alla sfonda dell'Elasmus. Incredibile, viene ragazzi. Sfilato da tutti. Viene sfilato da quasi tutti. Le mie Red Bull. Sante quarto, signori. E ricordiamo che Jorged ha 3 secondi di penalità. No, la perde Joshua. Mamma no. Mia, che sta succedendo? Ragazzi, c'è stato un cambio di... Cioè, Joswag fino a 5-6 giri fa era podio.
Cioè, c'è stato veramente un ribaltamento della classifica continuo. E Masu, zitto zitto. Paul, passa Sante. Cioè, quando dovrò scrivere il riassunto di questa gara, scriverò l'Orlando Furioso, praticamente. Sì. Masu passa Orso. Giro veloce per Giubacchet. Grande Federico. È undicesimo. 3 secondi da soldo. Attenzione, però qua c'è un altro trenino incredibile, bellissimo questa inquadratura dall'alto, comandato da Sante. Maso si trova in mezzo, Orso Balosso dietro che s'accoda, si sta avvicinando anche Fabio e Gambaro che cerca di ricostruire la sua gara a 6 giri dal termine. Vabbè, Ciuccia che lo inquadreremo a Paolo. Ciuccia è a quasi 10 secondi. Ormai è andato. Io voglio il team radio di Ciuccia Rodel. Ripete. E adesso comunque, ragazzi, da Polla Gambaro tutti attaccati, eh? Sì, infatti sto seguendo il trenino dall'onboard di Orso, perché adesso ci sarà probabilmente il sorpasso anche da parte di Maso. Potrebbe tentarci su. No, Maso non ha DRS, quindi Orso passerà Maso, vediamo se lo fa subito. E probabilmente Gambaro, no, Gambaro ancora non ha DRS. Ce l'ha? Sì. Si avvicinano anche le due Red Bull. Soldani, giro veloce, 21.8. Peccato per Gambaro. Intanto salutiamo Gio Zarate che giunge in chat. Gio, cosa hai combinato? Ci dispiace un botto. Ciao Gio. Specialmente a mezzo. Però non dimentichiamoci di Jojed, che attualmente... Ma infatti, vuoi dire due parole su Jojed? Non voglio fare! Lasciatemi stare! Non lo sto neanche guardando, pure. E ricordiamo che però ci sono sempre quei 3 secondi di penalità che ha Jojed, quindi... Gambaro passato Fabio. Mario ordine di scuderia. 3 secondi di Jojed. Quindi Paul è virtualmente terzo attualmente. Sì, esatto. Orso attacca Maso, Questa volta penso che lo prenda. Maso è senza Hertz. Che ruota pazzesco tra i due. La rossa trazionerà sicuramente molto meglio. E infatti si fa rivedere. Ma Orso c'è, eh? Orso all'interno. Orso non molla. Ha tanto Hertz Orso. Si ributta dentro. Paul e si tiene. Sotto su Jojed. Mamma mia. Padre nostro che sei nei cieli. Diego portapunti, solo questo, portapunti. Sante attaccatissimo a Paul. Sante 86% di S. Mamma mia. Diciamo che la mia gestione di ieri ha ispirato molto i piloti di stasera. E ragazzi, secondo me se l'è dimenticato il tastino. L'ha trovato Sante, l'ha trovato il tasto. Ah, eccolo. E ragazzi, ricordiamo che Paul è con le bianche. Eh sì. Ha un bel ritmo Paul con le bianche. È incollato a Jojed, sì. Paul. Sì, lo passa. Però non molla Jojed. Vediamo se si fa rivedere all'interno. C'è 10 secondi e mezzo. Mamma mia. Gambaro passa. Maso si mette in settima e allora continua la risalita del pilota Red Bull. Che dal trenino qui davanti
Sì, Sante comunque grandissima gestione dell'ERS, che quando lo aprirà sicuramente recupererà una posizione. Comunque mancano tre giri alla fine. Sante continua a risparmiare ERS. È un maestro Sante. Anche Giorgio Fabio, no, penalità. Ragazzi, vedo... abbiamo perso. Joshua che si è girato. Eh sì, Joshua che si è girato. Sante, attenzione. Cosa è successo? Ma non vorrei che fosse stato un gesto di stizza. Attenzione Gambaro. Se esce la safety cambia tutto, anche se mancano solo tre giri. Ragazzi, qua si è formato veramente il trenino della morte. Qua. Diego, 3 secondi di penalità. Troppi ritiri comunque. Vabbè, lasciamo stare che è successo quel casino lì. Beh, lì ne abbiamo persi 4, eh. In un unico incidente ne abbiamo persi 4, sì. Ragazzi, questo trenino qui davanti è bellissimo. Orso passa Jaget. Adesso qua è difficile stare dietro a tutti perché veramente non sai se non sai su che macchina andare per vedere. Gambaro attacca Sante, Gambaro Sante. Si butta all'interno, vediamo come sbucano fuori. Deve alzare Gambaro. E passa la Scari, gran sorpasso qua di Gambaro, bravissimo anche Sante, correttissimo. Sì. Molto rischioso. Sì, Sante è stato veramente bravo. Questo è l'importante comunque, come diciamo sempre, la correttezza viene prima della velocità, intanto ruota, ecco, si gira. Ecco. Non ha strafatto mai oggi. È strafatto mo, quando non serviva. E allora Gambaro fa esplodere il DRS per prendersi la posizione pure su Diego. Giri alla fine ragazzi, due giri. Peccato terza per posizione. Gambaro. Terza posizione da decidere, anche se Paul sta spingendo da matti. Tanto ringraziamo Chris 3284 per il follow, benvenuto. E allora vediamo questo trenino finale per la quarta posizione, che adesso direi di più quinta, cioè qua c'è in gioco la quinta posizione perché Orso sta leggermente, beh no, neanche tanto, adesso è 1-1. Apre DRS pure Maso. Io sono in silenzio stampa per questo giro. Perché? Mamma mia, c'è Sante si ritira. Sante ragazzi, incredibile, troppi ritiri. In 12. Gambaro su Jojet. Esiste. Io qua aspetterei, ecco, infatti prenderei il DRS. Manca poco, Diego, resisti. Ma ha aperto l'ERS veramente tanto presto Gambaro. Infatti hai visto che stava anche per sbinnare, si è sentito la Sì. Comunque Jojet, nonostante le quattro soste, disattiva stesso. Ultimo giro. Sì, e dunque la parola. Inizia, già iniziato l'ultimo giro. 3 secondi di penalità per Fabio intanto. Di questo Gran Premio di Monza dominato letteralmente da Ciuccia Rodelle, da cui ci aspettiamo uno dei suoi team radio che non sentiamo da Imola. E dunque chi se non la Ferrari poteva portare a casa il Gran Premio d'Italia, il Gran Premio di casa nostra. Orso, incredibile. Orso, pure all'ultimo giro, ragazzi. Questa è stata, per chi guardava la WWE, è stata una Royal Rumble, non un Gran Premio. Scusa Wally se gli ho fatto prendere un colpo, pensavo fosse Jorge. E allora, Ciuccia Rodelle, che esulta prima ancora di passare il traguardo, vince il Gran Premio d'Italia. Dopo un dominio totale. Maso su Giorgi, Giorgi seconda posizione.
grande, e Paul che con la gomma bianca esulta pure lui, grande impresa pure per lui, si va a prendere la terza posizione, chiude il podio, Gambaro quarta posizione, Masu in quinta, sesta per Giorgio, settima per Soldani, Fabio vediamo se ce la fa tenere l'ottava perché la penalità la tiene, no, sì la tiene, no, non la tiene, va in nona, no, e apre. Giubacchet è passato settimo. Buona, buona, meno male, Diego è rimasto sesto. E Ape alla fine va a punti. Grande va Ape. A punti Ape, grande. E ragazzi, troppi ritiri. Va bene che ne sono usciti quattro in un unico incidente. Però, a mio avviso, troppi ritiri, metà griglia. E niente ragazzi, allora iniziamo a invitare, se riuscite, i primi tre. Tanto gran seguito stasera, 30 spettatori di media. Bravo Giorgi, pilota del giorno. E allora adesso arriveranno i protagonisti di questa gara. Non perdetevi le loro interviste. Ciuccio non l'abbiamo neanche visto. Solo in partenza. Sì, Ciuccio l'abbiamo visto per la pole position in partenza all'ultimo giro. Mamma mia. 11 di tiri. No, sì, sapevamo comunque Monza fosse una pista difficile. Però da come si erano messe le cose in RVA ieri sera, non mi aspettavo questi ritiri, sinceramente. Buonasera Giorgi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Giorgi. Buonasera, ciao. Non trovo Paul io. Perché? Vedo se l'ho io, se ce l'ho io. Buonasera Ciuccia. Ecco, adesso dovrà dire una delle sue cagate. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. Aspetta, non sentiamo il suo team radio ancora, oh. No dai, non ho urlato così tanto perché questa volta non è stata una vittoria così al cardiopalma l'ultimo giro. Però l'hai fatto. Ho esultato un po' meno. L'hai fatto il team radio? Sì, ma niente di particolare stavolta. Allora non ci piace. Buonasera. Ciao, e allora, ciao. Buonasera a tutti ragazzi e complimenti a tutti e tre intanto per questo podio, questa gara che comunque, come dicevo prima, è stata una Royal Rumble, non un gran premio di Formula 1. E partiamo dunque dal terzo classificato, Paul, con la sua Williams, complimenti. E niente, la prima domanda che ti volevo fare è: quando ti abbiamo visto con le bianche, non dico che ti abbiamo dato per spacciato, non per le tue capacità in pista che le conosciamo, ma per comunque la strategia, e invece ti vediamo qua sul podio. No, allora, diciamo che è stata tutta una gara veramente, diciamo, rocambolesca, perché sono partito tranquillo, poi ho spaccato l'ala in quanto c'è stato un contatto con Yoshi al giro 5, e praticamente da lì ho dovuto fare tipo 4 pit stop nel giro di 3 giri, vabbè 4 giri, perché il gioco non mi aveva cambiato l'ala. Te l'avevo detto che c'era qualcosa che non andava. E quindi ho fatto rossa, gialla, bianca, gialla, bianca, bianca, gialla, bianca, esatto, una follia. Mamma mia. Controllavo però i tuoi pit durante la gara, eri ben a 4 pit stop. Esatto, eppure alla fine, non so come, sono molto contento, sono riuscito a fare il mio primo podio nelle ultime due stagioni, quindi non è andata male, diciamo. E ci fa solo piacere. E voi ragazzi avete qualcosa da chiedere a Paul? No, io no. No, diciamo che la curiosità più grande... Tu.
la curiosità più grande era infatti quella del pit stop, quando hai messo la bianca, quando tutti gli altri mettevano la gialla, non capivamo il motivo, ma ce l'hai spiegato. L'avevo detto che era un bug sicuramente, perché era strano che rientrava a mettere lì la bianca. Complimenti per il podio. Comunque, complimenti. Grazie, complimenti anche a tutti. E allora passiamo al secondo classificato, il buon Giorgi con la sua Alpine, grandissima gara, e quindi complimenti anche a te, che comunque avevi un grandissimo passo. Cosa ci racconti di questa gara? Come l'hai vissuta? Allora, innanzitutto grazie, ma devo dire la verità, mi sono sentito un po' Steven Bradbury, cioè sono arrivato al podio perché quelli che sono eliminati tutti. È la verità, quindi sì, buon passo, tanta fortuna, ogni tanto ci vuole anche quella. Però sì, avevo fatto un assetto non troppo estremo perché non mi fidavo molto dell'Ascari. Ho provato anche in prova, mi sono girato parecchie volte, quindi un assetto più cauto, però è andata bene, dai. Eh sì, è un Ascari che ha fatto tante vittime stasera. Abbiamo visto molte difficoltà, ma invece volevo chiederti, tu quando c'è stato quel casino nella parabolica alla ripartenza, sì, hai visto qualcosa? Se sai raccontarci cosa è successo? Ho visto tutto. Mamma mia, puoi anticiparci qualcosa? Vogliamo vederlo. C'è, aspetta, mi sembra il pilota della Shark che l'ha persa. Shark l'ha persa. Poi c'era quello davanti a me, l'ha preso in pieno e poi si sono presi tutti, però se volete mi mandi il video nel gruppo infatti lo spettatore è stato quasi bello, scusate ragazzi, però l'ha preso in pieno, ci ha rimbalzato, l'ha centrato in pieno. Infatti in chat hanno ricordato un po' Spa del 2001. Sì, mia, esattamente, è proprio rimbalzata la parabolica e un macello. Niente, complimenti ancora e speriamo di rivederti altre volte sul podio. Speriamo, dai. E niente, allora adesso, prima di passare a Ciuccia Rodelle, vincitore, ringrazio Woodstock TV che ci ha seguito proprio adesso. E niente, quindi passiamo a vincitore che ha dominato letteralmente, quindi complimenti a Ciuccia Rodelle, che è una gara in solitaria, e anche pole position, ricordiamolo. Quindi Ciuccia, dici un po' dove hai tirato fuori tutto questa rabbia, questa cattiveria agonistica? Ha guardato qualcuno dei migliori. Allora, diciamo che ero incazzato per le ultime due prove, che Belgio e Ungheria sono andate come non dovevano andare, perché in Belgio è successo il patatrack, non per colpa mia e dopo per colpa mia, e in Ungheria un Aston Martin di cui non facciamo il nome ma praticamente ha rovinato la gara all'ultimo giro ed era un cazzato come la iena. Poi intanto chiedo scusa ancora a Paul per il contatto in Belgio, perché assolutamente perché mi sono sentito parecchio in colpa e ho detto allora a dire la verità ho detto ma quanto cazzo forte ha frenato, ho guardato il video e ho detto no l'ho proprio centrato. E quindi mi è dispiaciuto parecchio, anche perché insomma oggi dovevo scontare 3 secondi di penalità, e avendo visto la gara di ieri con Mommo, Asme e Shagot che se la sono giocata all'ultimo giro, ho detto se va a finire che arrivo all'ultimo giro me lo prendo con la sabbia direttamente nel culo, e quindi c'era tutta la rabbia di voler far bene, e poi settimana scorsa, non avendo neanche corso per colpa del gioco che ringraziamo, e oggi avevo proprio la voglia di fare bene e di vincere, infatti l'ho provata, riprovata e dovevo vincere. In Italia la Ferrari deve dominare e l'abbiamo fatto anche stavolta, e speriamo sia così anche domenica. Vedo che Monza e Imola in patria vince sempre a Ferrari, si spera anche questa domenica. Esatto, si spera domenica che andremo, esatto, e speriamo vada bene. Esatto. Voi ragazzi avete qualcosa da chiedere al buon Ciuccia? Io sì,
Io sì. Mm-hmm. Dico, ma col fatto che già Zarate già in partenza era fuori dalla gara, hai guidato con più scioltezza, pensi che se ci fosse stato avresti lottato con lui? Sì, quello no? Sicuramente. Sì, sì, se ci fosse stato Joe avrei lottato sicuramente con lui, perché comunque eravamo noi che eravamo lì sugli stessi tempi, quindi eravamo noi quelli che potevamo fare la differenza. E dovevo dopo, quando ho visto Joe, non dico che un po' mi sono tranquillizzato, perché godere no, perché non è mai. Joe che è un grande amico con cui abbiamo condiviso tanto durante questi 2 anni, e mai, assolutamente, anzi ero completamente dispiaciuto, anche per il fatto che in qualifica non sia partito davanti con me. E qui, e quello là dopo l'ha portato l'errore suo che l'ha persa. Lì, peccato, peccato davvero, e che dopo la gara è andata così. Quindi spero ancora di tornare a battagliare in pista già dalla prossima con Joe, sicuramente, perché è lui il mio prediletto avversario, senza togliere nulla agli altri, ovviamente. E niente, basta. Dopo, insomma, dovevo solo gestirla. Infatti, gli ultimi giri ho fatto la Scari, gli ultimi 10 giri, quando ho visto che continuavano a girarsi in continuazione dietro, e vedevo che il distacco aumentava anche girando tranquillamente, decidevo di fare la Scari praticamente spingendola. E niente, allora Ciuccio, basta, finito. Sì, no, l'ultima no. Cosa volevo esatto. vabbè, non arrivo mai il primo, quindi una volta che mi sfogo. Vabbè, vai. E volevo dedicare la vittoria al mio caro amico Lollo, che compie gli anni oggi, e che è un grande amico che mi segue sempre. Oggi è il suo compleanno, quindi la vittoria oggi è il suo giusto regalo. Gli voglio un bene dell'anima. Ciao Lollo, so che mi stai sentendo, e dopo probabilmente mi scriverà: Ciuccia, sei un grande, Ciuccia, sei un grande. sicuramente. Bene, e allora, delle prossime piste, qual è secondo te quella più ostica per te? Quella più ostica? Singapore. Ok. Singapore. Già Giappone voglio puntare già a far me ancora bene, perché Giappone mi piace parecchio come pista. Ho già corso un paio di gare e la sento bene la macchina, quindi ho già l'assetto pronto. Se volete andare in prova a tempo, rubatemelo, tanto non sapete usarlo. Vorrei girare la stessa domanda a Paul e a Giorgi: qual è la più ostica di quelle rimanenti nel calendario? Per me è Suzuka. Ok. Sì, è una pista che non riesco a digerire. È difficile, tecnica old style proprio. Sì. Comunque una cosa sola, velocissima, che non ho detto prima, i complimenti a Ciuccio, ovviamente, grande vittoria, e a Paul. Grazie. Complimenti anche a voi. Grazie. Comunque due commentatori di ieri sera, primo e secondo, esatto. E poi il commentatore, che ieri ha commentato ha vinto, quindi esatto. Sì. Intanto Ciuccio ti ha ringraziato, Lollo, il tuo amico. Sì, ho letto. E anche Ultra Andrea scrive: dai Ciuccia. E niente, ragazzi, allora testa già la prossima gara, c'è poco tempo per riposarsi, subito ad allenarsi. E carichi per la 10 anelli, ricordo, che io ci tengo particolarmente. E niente, quindi ringrazio Mommo per avermi affiancato, ringrazio Wally. Grazie a voi. Che è rientrato dopo qualche giorno faticoso, mi è stato riferito. E niente, allora ci vediamo di nuovo lunedì con l'RVA. E grazie a tutti, ragazzi, grazie in chat, e buonanotte a tutti. Lo sponsor l'abbiamo già salutato tantissime volte, lo salutiamo pure adesso, The Online F1 Shop, e lo trovate ormai nella nostra pagina, lo trovate in chat, comprate, e mi raccomando col codice IRF. E niente, buonanotte a tutti, ragazzi. Si possono comprare anche le soppressate di Wally? No, si possono comprare le mani di Tarsa. Dissing.
Buonasera a tutti, ragazzi, e buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Buonanotte a tutti.